vorrei parlare del nostro mercato, ovviamente come è stato annunciato a livello di budget sarà una diminuzione del budget per la prossima stagione, di modo che il primo effetto che avremo sulla squadra avremo una rosa un po' più ristretta. Allora, penso che quando venite alle partite ci saranno sicuramente non un elenco di giocatori in soprannumero, ma veramente se il giocatore non gioca sarà o ferito o sarà in pista. Questo sarà il nostro primo effetto. A livello di mercato ovviamente ci resta da firmare ancora un straniero. Adesso stiamo valutando alcune piste, stiamo valutando anche la discesa del Langnau in Serie B in questo momento. Ovviamente ci aprono alcune possibilità a livello di giocatori svizzeri, allora non è escluso che ci sia ancora alcuni cambiamenti nella nostra rosa di giocatori anche svizzeri. Comunque ovviamente adesso è il tempo di stiamo valutando il mercato, stiamo valutando anche cosa possiamo spendere su questi giocatori lì per completare la nostra squadra, ma comunque tengo a precisare che la squadra è già formata anche sotto contratto direi al 95%, perché si era già lavorato in questa stagione per completare la squadra per il prossimo esercizio. Allora ci resta veramente poco da fare a questo livello, a livello di mercato. A livello della preparazione atletica, la scuola comincerà il 29 aprile, allora prossimamente. I giocatori ormai sono ancora in vacanza per alcuni giorni, ma comunque il 29 aprile partirà la nostra preparazione in previsione di essere pronti per l'inizio della preparazione che si terrà ovviamente come il solito a Biasca nel mese di agosto. A livello di partite amichevole, penso che ho voluto fare alcuni cambiamenti a livello di preparazione, nel senso di trovare avversari direi di ottima qualità. Il nostro obiettivo ormai non sarà da vincere il pre-campionato, ma ci aspettiamo anche di perdere alcune partite in questo pre-campionato per proprio lavorare su punti precisi, anche avere direi la vita difficile nel nostro pre-campionato, di modo di prepararsi al meglio per l'inizio della stagione.